Ciao a tutti ragazzi e ciao a tutte ragazze, benvenuti in un nuovo video. E in questo video vi faccio vedere tutti i miei capelli sia invernali sia estivi. Però non sono tanti i capelli, ci sta pure uno scatagolo, vabbè, una cosa così varia, niente di che altro. Giusto, sempre reparto invernale. E quindi lo stesso ve lo faccio vedere. Quindi, ragazze, presto che tardi iniziamo a farvi vedere tutti i miei capelli. Prima parte quelli invernali e poi dopo vi faccio vedere quelli estivi. Allora, il primo cappello è questo qui grigio. Un cappello semplice, questo grigio, molto carino. Se vedete così ve lo faccio vedere. Questo è il primo cappello, molto carino, con questa visiera di lato, molto carino, tipo da star, giusto che sia star, mettiamolo come hashtag quest'anno, star. Tutti i miei video, cioè, ci sarà questa parola star. E questo è il primo, lo appoggiamo, mettiamo sotto. Poi ci sta questo semplice con il rosso, con tutti i pirulicchi brillantinosi, vabbè, tutte le pagliette brillantinate, devo dire, giustamente, molto carine, molto, vi faccio vedere, prima, se riesco, levo un attimo il mio frontino, che ne dite? Sto bene con questo cappello. Vabbè, ovviamente tutti i cappelli non è che li metto sempre. Perché io quando mi vesto abbinata, sapete, nei lookbook tutto, il cappello deve essere lo stesso colore di tutto l'outfit, giusto che sia. Mettiamo pure questo con l'hashtag. Certo che sia. Anzi, certamente tutto hashtag. Poi tengo guanti, come ho detto, pure altre cose invernali. I miei guanti molto carini a metà sono, che poi si vedono le unghie. Vi faccio vedere solo uno, però così vedete che si vedono le unghie molto carine, molto con i semipermanenti, molto carino. E questi sono i miei guanti grigi, poi tengo pure altri guanti sparsi nel cassetto. Mi sono scordata di prendere, vabbè, poi vi faccio vedere un'altra volta. Poi il mio cappello con il simbolo più bello del mio unico amore, che io festeggo con lui San Valentino domani sera. Questa è la partita, tra l'altro. Cappello del Napoli che ho sempre messo, sempre con lui. Andavo a vedermi la partita e poi quando esco, quando vado a scuola di ballo, questo con il rosa e il grigio, poi il mio scaldacollo del Napoli, sempre con il grigio, ve lo apro a metà perché mi scoccio di aprirlo tutto, poi un altro cappello molto carino, molto semplice. Ecco qua, molto carino e molto tranquillo. Questo qua col bianco. Poi tengo un altro paio di guantini con il rosso. Si può andare bene con il cappello con il rosso, mettiamo dentro. E questo è il reparto invernale. Ora vi faccio vedere quelli là estivi. Beh, barra estivi, barra un po' più pesantini. Iniziamo con questi qui sotto, giusto. Iniziamo con questo qua con il blu, questo qua visiera, questo qua con la visiera. Solito frontino me lo levo.
qui con il blocco, questa scritta BK. Poi uno. Questi qua, questo sempre con la visiera. Questo è di Lea Dance Pali. Questo qua con il verde, sempre come prima. Molto carino. Molto fashion. Poi. Si viene riparate dal sole. Questo qui del Napoli che tengo sia versione invernale che vi ho fatto vedere prima, e tengo pure questo qua versione estivo. Voglio allora di utilizzarlo. Che ne dite? Sono molto wow. Troppo figa. Questo qui del Napoli, questo qua blu, che hanno tutti i giocatori del Napoli, tutti resta appresso. Questo è quello là ufficiale però, giusto che sia, che tengono tutti quanti. E poi uno semplice, tranquillo, per il sole sempre, contro il sole. Questo ve lo potete mettere pure quando state al mare, anche se sotto l'ombrellone, e vi mettete questo per stare tranquilli e non volete il sole. O me lo mettete così o me lo mettete un po' più alto, oppure non metterlo e fate prima. Questo qui, e metto un attimo il mio frontino, e con questo è tutto. Vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Non vi dimenticate di passare nelle mie pagine Marimakeup09 e i video. Mettete tanti like su Instagram, che vi aggiornate di foto e le storie mie, e il canale Marimakeup09 La Super Diva 09 Saggiomo. Non vi dimenticate di andare sul canale, che stanno tanti tanti vlog. A proposito, sta un nuovo vlog che è stato quello là di sabato, un po' passato, quando sono stata allo stadio. Se volete, andate a vedere i vlog e lasciate i like e pure i commenti. E che dire, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ciao bellezze.